Buonasera. Benvenuti. Questa è l'ultima sera della nostra manifestazione. Poi dopo passerò la parola a Stefano e ovviamente nella fase conclusiva vi farò capire bene il distinguo tra le due manifestazioni, perché è giusto che sia così. Da domani ci sarà un'altra organizzazione. Intanto invito a salire sul palco Antonio e Aurelia, ai quali dopo passeremo la parola. Io volevo soltanto dire alcune cose, visto che sono stati comunque 8 giorni dove personalmente ci siamo trovati benissimo. Si è preso subito, ecco. Volevo. Ci sono state delle cose carinissime e delle cose meno carine. Sarebbe il caso, concedetemi un minuto di dirle, cose molto emozionanti. C'è una signora qui in prima fila, che adesso si sta nascondendo, che una delle prime sere mi ha fermato e ha detto grazie, e l'ha ripetuto 3 o 4 volte. Io ho ringraziato lei ovviamente per essere qui presente. Questa è una cosa bellissima. Noi tutti insieme dobbiamo, e io vi invito a fare questo, dobbiamo lottare affinché queste cose non muoiano. E il posto dove ci troviamo adesso, voi lo sapete meglio di me, è un parcheggio. Quando finiranno queste attività ci saranno delle macchine. E invece noi siamo riusciti in qualche modo a riconquistarlo e a restituirvelo. E bene o male tutte le sere ci sono state circa 200-250 persone che si sono scambiate idee, persone che non si conoscevano, persone che hanno goduto di spettacoli, bambini che hanno anche giocato. Ho visto che piano piano i bambini li portavano sempre più in là, quindi questo vuol dire che è un altro messaggio che è passato, quindi avete mostrato una grandissima civiltà. E, un'altra cosa bellissima è accaduta a Stefano, che poi dopo vorrei che tu dicessi sulla lirica. E tante altre cose. C'è una signora carinissima che tutti i giorni passa verso le 7 e ci chiede: ma inizia alle 9 stasera? Tutti i giorni. E poi invece oggi si è fermata e ci ha detto che lasciava il cane alla figlia e ci veniva a trovare, credo che sia qui in sala. Riuscire di nuovo a comunicare, a dirsi le cose, a non fermarsi di fronte a uno schermo piatto, che anche d'estate col caldo uno si mette lì, si guarda la televisione e non comunica, è comunque da solo. Questo isolamento noi dobbiamo cercare di superarlo, di vincerlo, e queste manifestazioni, siccome noi a naso, non è detto che quello che stia dicendo corrisponde a verità, però a naso sentiamo che queste cose vogliono essere sempre più ristrette, non c'è la volontà di andare avanti. Io non vi sto qui a tediare, a raccontare quello che accade durante il giorno, quanto noi corriamo, perché ogni giorno ci chiamano da una commissione per un problema, dall'altra parte per un'altra cosa, e corriamo, si rischiano di, no, non è il caso di questa manifestazione ma di altre manifestazioni, di non prendere il finanziamento a manifestazione conclusa. Quindi voi non immaginate quanti lacciuoli ci mettono per evitare di fare queste cose. E io vorrei invece che la cittadinanza in qualche modo rispondesse. Dopo so che il comitato di quartiere deve fare un appello. Un'altra cosa della quale ci chiedevamo con Stefano quando abbiamo visto questo quartiere, è molto bello e molto nuovo, per quale motivo non è stata fatta una struttura polivalente che potesse accogliere dall'animazione per i bambini agli spettacoli serali? Io credo che le risposte invece sono chiare, c'è un disegno chiaro di abbassare il livello culturale, quindi quando le persone stanno insieme fanno massa critica, e questo di solito c'è qualcuno che non vuole che accada. Noi invece ci siamo riusciti in questi 8 giorni, perché attraverso anche gli spettacoli che abbiamo portato, permetteteci un piccolo vanto, c'era una riflessione dopo, dallo spettacolo di ieri su Pirandello all'Iliade, penso che qualcuno di voi tornando a casa ha pensato a quello che ha visto. E questo è importante, vuol dire che comunque il cervello si rimette in moto e non si affloscia di fronte alla televisione. Questa è una cosa che ci tenevo in maniera particolare, l'ho tenuta per l'ultima sera perché vi vedo sempre più numerosi. Secondo me il ringraziamento più grande va a voi che siete qui questa sera. Alla fine dello spettacolo, se volete, al tavolino dove di solito avete preso i Deplian,
c'è Francesca e gli altri ragazzi dell'associazione Leusis, che ringrazio, anche Emanuele e tutti i ragazzi per la mano che ci hanno dato durante questi 8 giorni. Potete lasciare il vostro indirizzo di posta elettronica, il vostro numero di telefono, perché le nostre manifestazioni ovviamente non si chiudono qui. Campiamo di questo, speriamo che non si chiudano qui, campiamo di questo, quindi anche d'inverno noi facciamo produzione, siamo nei teatri romani, quindi se volete vi informiamo attraverso la posta elettronica, che è il mezzo più comodo. Poi se ci sono altre cose, numeri di telefono, lasciateci tutto quello che volete, in modo tale che non si disperda questa energia che abbiamo creato. Stefano era convinto che io volessi usare dei toni polemici, perché c'è qualcuno che qui durante questi giorni non è che è stato proprio contento che ci sia stata qui la manifestazione, lo abbiamo notato, ma non faccio né nomi e né cognomi, non mi va assolutamente. Voi siete stati contenti, siete qui tutte le sere, e grazie mille di esserci stati.